Ciao a tutti e ben ritrovati con un nuovo video. Io sono Francesca, un interior designer e designer. Se questo video ti piace, lascia un like, iscriviti e condividilo. In questo video ti vado a mostrare uno degli ultimi progetti su cui ho lavorato, ovvero un loft studio. Ho pensato a questo loft come uno spazio con un grandissimo potenziale. Sono subito rimasta colpita dal suo soffitto, con queste decorazioni in rilievo in grado di donare al contesto un aspetto estremamente sofisticato ed elegante, così come ho adorato le finestre, in particolar modo quella ottagonale bianca con finiture dorate nel vetro. Tutto molto chic, quasi parisienne. Ho pensato ad uno stile sofisticato, ma allo stesso modo in contrasto. 49 metri quadri. Parquet color miele, ampie finestre, lo spazio perfetto per contenere al suo interno tutti quegli angoli abitativi indispensabili. Zona cucina con annesso tavolo rotondo con quattro sedie, zona notte con annessa armadiatura a vista. Scelta azzardata, non lo nego, ma ho amato quell'armadio con ante in vetro trasparenti. Poi c'è la zona studio, la zona relax ed infine il bagno. Per questo loft ho optato per uno stile ricercato e allo stesso tempo al passo con i tempi e le tendenze del momento. Ho creato una parete divisoria effetto cemento con nicchie arrotondate per contenere libri ed oggetti di design. Centralmente si compone di un'area realizzata in paglia di Vienna che crea un gioco di luce. Allo stesso modo il caminetto dalle forme morbide e tondeggianti, uno dei trend che caratterizzano questo 2023, ritroviamo queste rotondità anche nel tavolo da pranzo con quattro sedie. Ceramiche grezze raffinate, punti luce in legno con qualche oggetto vintage come il carrellino portabevande fianco al divano, uno stile assolutamente lineare invece per la cucina, dove il legno domina la scena con colorazioni neutre e delicate. La linearità della cucina prosegue all'ingresso con un'armadiatura a vista estremamente elegante ed impatto. La zona notte è caratterizzata da un letto senza struttura, poiché tutto è giocato sui volumi creati dalla biancheria. Per la palette cromatica ho giocato su nuance neutre che potessero creare uno spazio rilassante ed avvolgente. Alla base pareti e soffitto bianco ottico, poiché ci troviamo ad avere quest'ultimo particolarmente importante ed impegnativo. Anche per tale motivo la scelta neutra per il resto dello spazio. Inoltre la parola d'ordine era luminosità. Anche i grigi dell'armadio della cucina giocano un ruolo importante, ma nella loro gradazione chiara non vanno a soffocare ed opprimere gli spazi, anzi, ne creano un continuum. Ho letteralmente adorato questo progetto, trovandolo assolutamente innovativo. Questo anche perché vi era non solo l'idea di creare un open space senza pareti divisorie, ma cercare di realizzare uno spazio che potesse unire tutto ciò che concerne l'abitare ma anche il lavorare, in un'era in cui lo smart working ormai fa da padrone. Ecco anche l'inserimento di uno spazio ed area working con scrivania e PC. Ho pensato che un giorno le case possano avere queste caratteristiche, sicuramente non idonee per le grandi famiglie, ma per persone singolo, per un massimo di due conviventi, la trovo la soluzione perfetta. Case dove riuscire a coniugare la vita di tutti i giorni al lavoro, in uno spazio armonioso ma anche esteticamente valorizzato. Dunque, spero tanto che questo progetto ti sia piaciuto, fammi sapere cosa ne pensi anche nei commenti e ricordati che se ti occorre una consulenza puoi sempre contattarmi, qua ti lascio tutti i miei riferimenti e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!